accadde in un'altra epoca. Ma il ricordo è ancora vivido. Era una nebbiosa notte d'inverno. La runa della morte venne rubata. E i semidei iniziarono a cadere uno dopo l'altro, a partire da Godwin e Laureo. La regina Marika fu messa ai margini. Ebbe inizio la disgregazione, una guerra che ci condannò alle tenebre. L'anello ancestrale fu distrutto. Ma da chi? E perché? Cosa speravano di ottenere i semidei da tanta violenza? Il conquistatore delle stelle, generale Radahn. E la spada di Michella, Malenia la recisa. Rimasero loro due, i più forti, e si diedero battaglia. Ma non emerse vincitore alcuno. Così, ora viviamo in un mondo diviso, in attesa dell'avvento del Lord Ancestrale. A meno che, ovviamente, tu non ottenga la corona. Pelle d'oca, Elden Ring, e questo e ovviamente molto altro. Lo state giocando, è stato un titolo vendutissimo e che dire, qui in occhio ai dettagli, però oggi vi voglio portare ad assaporare alcune minuzie, alcune perle che probabilmente non avete neanche lontanamente visto. Credo che molti si siano accorti di somiglianze con importanti anime, altri invece abbiano notato piccoli, importantissimi dettagli che in qualche modo ci fanno tornare indietro, fanno riferimento a qualche vecchio Dark Souls, mentre gli altri l'hanno giocato pensando fosse solamente un gioco difficile. Beh, quest'oggi in Occhio al Dettaglio vi farò scoprire questo e molto altro. Benvenuti su Top of Gaming, Elden Ring. Un titolone! Elden Ring indubbiamente è l'evoluzione, il miglior Dark Souls mai esistito. A differenza di tutti gli altri, la possibilità di muoversi più liberamente, avere accesso ad una mappa non più così tanto lineare come gli altri, secondo me è qualcosa di unico, meraviglioso, insomma, al passo con i tempi. Una cosa però è certa, il combattimento è il vero punto centrale di tutte le produzioni Souls-like e ovviamente Elden Ring non fa alcuna eccezione. A prima vista il sistema di combattimento vi richiamerà immediatamente ciò che abbiamo fatto nei Dark Souls, ok? Ma solo
Dopo, approfondendo più nei dettagli, che ci accorgiamo che in realtà i riferimenti non sono piccoli, vari ed eventuali, no, e tutto ciò che è successo nei Dark Souls, tutte le meccaniche dei Dark Souls, tutte le possibilità dei Dark Souls, più anche quella del Bloodborne, di essere messi all'interno di un unico titolo, giusto per fare alcuni esempi. Gli abbattimenti frontali sono molto simili a quello che abbiamo visto in Bloodborne, la possibilità di utilizzare molte build, appunto, sono molto più in là di ciò che è successo in Bloodborne o in Dark Souls 1, ma sono state notevolmente potenziate rispetto a Dark Souls 2. Insomma, basta colpire il nemico e buttarlo giù? No, ci vuole sicuramente un stile, un gameplay al passo con i tempi. E credo che veramente tutti gli altri Dark Souls sì, erano belli, ma dal punto di vista del gameplay alle volte erano un po' troppo stitici, fermi, poche possibilità, se così possiamo dire, e quelle poche molte volte vi facevano andare verso determinati tipi di build perché erano le più forti in assoluto. Qui invece la questione è stata completamente ribaltata. Qualsiasi cosa noi abbiamo vissuto dal punto di vista delle meccaniche dei Dark Souls, la ritroviamo e la troviamo potenziata. Altra questione che forse, spero, forse avete notato. Se siete dei veri esperti da Dark Souls, allora per voi la nebbia ha un solo e unico significato. Dietro quella porta c'è una boss fight. Essenzialmente Elden Ring non si discosta da questa meccanica, no, ma la amplia. Adesso le nebbie, spero voi l'abbiate notato, sono di due diversi colori, grigie o dorate. Alcune possono aprirsi solamente con determinati tipi di chiave, altre invece danno solo accesso ad importante boss fight. E no, ragazzi, qui la nebbia simboleggia che siete arrivati magari di fronte ad una stanza molto importante, con un oggetto o una lore al suo interno molto importante. Insomma, una volta la nebbia significava solo una cosa: entra lì dentro e morirai. Nel The Ring la situazione è leggermente cambiata ed è una cosa piccolissima, è un dettaglio, ma mi piace. Altra questione importante, gli attacchi. Non sto parlando degli attacchi e delle possibilità di combo del nostro personaggio, no no no, io sto parlando dei pattern dei nemici. Ancora una volta, tra i titoli Souls-like, tra cui buttiamo anche pure quello di Bloodborne, abbiamo visto tanti nemici che si muovevano in tante maniere differenti, con tanti attacchi differenti. In Elden Ring però i riferimenti From Software è stata davvero molto, come posso dire, birichina, perché molte boss o comunque molti nemici in qualche maniera li abbiamo già vissuti. Alcuni potrebbero dire che essenzialmente se affrontiamo uno scheletro in armatura non è che gli possiamo dare tutti questi pattern vari ed eventuali, eh? E avete perfettamente ragione, ma non so se avete notato di come i giganti utilizzano molto spesso quelle enormi mazze, in qualche modo ci richiama Dark Souls 2. Non so se avete notato i draghi e i loro pattern di attacchi, ci ricorda moltissimo quello che abbiamo vissuto ad esempio nei DLC o comunque durante le storie dei Souls-like. Non so se avete notato dei maghi e delle movenze, appunto dei pattern che tendono a portare, sono più o meno un richiamo di ciò che sono stati in passato. Non voglio pensare ovviamente che questa meccanica sia dovuta al fatto che non avevano voglia di pensare gli sviluppatori a qualche attacco nuovo, fresco ed innovativo. Voglio più che altro pensare, e senza ombra di dubbio sarà così, che è un richiamo. Perché poi i nemici hanno al loro interno degli attacchi differenti, variopinti, ma quell'attacco io l'ho già visto. In qualche modo mi aiuti un pochettino, e considerando la difficoltà del titolo io dico, beh, ogni piccolo aiuto è bene che accettato.
Altra questione molto importante, a From Software piacciono le citazioni, in particolar modo di un anime. Sto parlando di Berserk. Amici, neanche a dirlo, i continui riferimenti a Berserk nel mondo di Elden Ring e Dark Souls sono tantissimi, ma questa volta hanno davvero esagerato. In questo preciso momento state vedendo una raccolta che ha a che fare con il manga del recente scomparso Kenta Miura, e come vedete le rappresentazioni dei personaggi, alcune loro combo e molte armi, ad esempio lo spadone di Berserk, sono presenti nel videogioco. I riferimenti sono tantissimi, come vediamo ad esempio questo del trailer della lore che ci ricorda appunto il casco di Griffith, oppure il grandissimo albero della luce che stiamo vedendo in questo preciso momento. Beh, è essenzialmente l'albero delle anime, quello che state vedendo, che Griffith utilizza, se così possiamo dire, nel manga. Dopodiché c'è anche lo spadone di Berserk all'interno dei Souls-like. Insomma, sì, J.J. Martin ha dato una mano a costruire Elden Ring, ma sicuramente c'è stata una linea guida. Per piacere, dobbiamo metterci dei riferimenti alla fantastica opera di Kentaro Miura, che, come vi ho detto, è scomparso recentemente. Quindi la sua opera, sebbene andrà avanti, non verrà mai completata dal suo autore originale. Vi bastano come riferimenti a Berserk? Ogni volta che li scopro e mi affosso su questi piccoli dettagli, io dico bijou. Questione molto importante per tutti gli esperti di Dark Souls: vi sarete accorti che il titolo cambia in maniera importante alcune stat del gioco. Ebbene sì, ragazzi, non so se avete notato, ma durante tutto il processo di sviluppo dei Souls-like, le voci come forza, destrezza, fortuna, intelligenza e chi più ne ha più ne metta hanno avuto sempre dei ruoli vari ed eventuali. Nel primo Dark Souls le voci da toccare erano poche, dopodiché in Souls 2 sono diventate ancora più grandi, eccetera eccetera eccetera. E Elden Ring cosa fa? Beh, ragazzi, obiettivamente adesso le cose sono cambiate, dove la forza comporta anche il carico massimo di equipaggiamento trasportabile, quindi fat roll, mid roll, eccetera eccetera eccetera, oppure ancora l'arcano viene messo al posto della fortuna. Ecco, anche tutte queste minuzie ve ne eravate accorti? Vabbè, sono dettagli che se eravate davvero dei veri e propri esperti di Dark Souls, non vi siete assolutissimamente lasciati sfuggire. Questioni, trappole e tesori erano una questione davvero molto sentita nei precedenti Dark Souls. Nel primo mi ricordo perfettamente i Mimic, vi prendevano e non vi sputavano più, e al loro interno tenevano un loot davvero importante ed esagerato. Nel secondo, gli scrigni avevano delle trappole al suo interno, potevano essere il veleno, potevano essere attacchi vari ed eventuali esterni. Bene, perfetto, questa meccanica è stata ripresa. Obiettivamente, come vi dicevo, era importante, ok, avere questi scrigni. Mettevano un po' di ansia al giocatore, che quando vedevano finalmente uno scrigno dicevano: calma, aspetta, non sono così felice, perché mo potrei cadere in una trappola. Aspetta, aspetta, che un colpetto a quel baule glielo do. Facevate così? Poco, ma sicuro. Ora però Elden Ring ha voluto, come possiamo dire, aumentare ancora il livello di ansia quando trovate un forziere, perché essi molte volte sono ingannevoli, e piuttosto che trasformarsi in un mimic o spararti trappole varie ed eventuali più o meno dannose, questa volta vi teletrasportano in un'altra parte. Ecco, a me queste cose, io non lo so, a me fanno un piacere enorme, perché il titolo vuole essere difficile, vuole essere bastardo fino al midollo, e lo sarà anche su uno scrigno. E quando i giocatori vedono uno scrigno, che dire, sono tutti felici. E invece no,
dovete anche per questi piccoli dettagli gioire, perché a From Software gioiscono quando voi morite, poco ma sicuro. Ultimo ma non ultimo, una finezza, una minuzia, ragazzi, ma anche qui finalmente i tempi cambiano per From Software. From Software ha ricevuto delle critiche feroci, ferocissime per la grafica del suo videogioco. Ha ricevuto delle critiche ferocissime per quanto riguarda la difficoltà. Insomma, i titoli Souls-like, sebbene in molti li ritengono dei titoli AAA, in realtà sono dei titoli AAA per delle nicchie davvero piccole di giocatori, soprattutto hardcore player. E una cosa che in qualche modo mi aveva sempre disturbato era il fatto che gli NPC avevano bocche fisse. Tu parlavi con chi volevi, in qualsiasi cosa, anche nel remake dei Demon Souls di PlayStation 5, e le bocche dei personaggi erano chiuse, non c'erano, ok? Ed era una mancanza che potresti anche dire chi se ne frega, ma se ci pensi a il fatto che per muovere una bocca ormai lo fanno cani e porci in qualsiasi videogioco, c'è da pensare obiettivamente che From Software, dal punto di vista dello sviluppo, non fosse stata così brava. In Elden Ring questa questione è cambiata. Adesso se voi parlate con un personaggio, esso non lo vedrete più solo fermo, statico e delle linee di testo. No, gli NPC hanno bocche mobili. Provare per credere, valutate in tutti i Dark Souls, in tutti i Demon Souls, e poi vedete cosa succede in Elden Ring. Occhio ai dettagli. Bello ragazzi, davvero bellissimo. Per me questi video sui dettagli sono ancora più incredibili, perché dico, sono lì, sotto i nostri occhi. E poi in molti dicono, ma io sono un esperto di Dark Souls. Bene, li avevi imbroccati questi dettagli, avevi riconosciuto le firme o comunque le ispirazioni dalla quale questo videogioco attinge? Se la risposta è no, adesso le conosci anche tu. Spero vivamente che questo video quindi ti sia piaciuto tantissimo, e noi che dire, ci vediamo in un prossimo mega video di Occhio ai Dettagli, qui su Top of Gaming. Alla prossima, ciao!